Io per la gioia delle appassionate volevo intervistarlo prima, quando era ancora in slip, in costumino, con tutto il torace, però per dovere professionale ho aspettato che si vestisse. Ho detto delle, plurale, conoscendoti. Signor Stefano D'Aste, Lotus Driving Academy, secondo appuntamento di questa, che ormai sta diventando un appuntamento per gli appassionati, a testimonianza che gli iscritti sono sempre di più, le macchine sono pronte. Stefano, per cui adesso vi seguiamo in quello che è il lavoro pomeridiano, sì. L'altra volta ci eravamo concentrati sul lavoro della mattina, per cui l'evoluzione di un corso che prevede bronze, silver e gold, per cui tre livelli differenti. E tu ci aiuterai a comprendere, anzi poi sentiremo anche gli iscritti. Certo, sì, questo pomeriggio appunto faremo delle sessioni in pista, sono differenziate chiaramente, come hai detto tu, da bronze, silver e gold. In particolare i bronze useranno l'Elise 1600, i silver useranno l'Elise 220, quella con compressore volumetrico, e i gold useranno l'Elise 220, l'Exige V6 e l'Evora 410. Okay. E, chiaramente per poter accedere al corso Gold bisogna prima aver fatto il Silver. Mm-hmm. E niente, quindi oggi pomeriggio faranno tre sessioni di prove in cui gli verranno istruiti sul punto di frenata, la migliore traiettoria, dove prendere il punto di corda e come rallentare. Okay. Come abbiamo spiegato nel briefing, queste cose sono cose molto importanti che fanno capire molto bene a chi guida le dinamiche di una vettura, e quindi servono tantissimo anche per chi guida la macchina su strada. Io ripeto, esatto, sempre che se tanti facessero corsi di guida come quello che facciamo noi, perché noi la mattina facciamo un corso nel centro di guida sicura, che qui a Franciacorta è veramente bello, per far capire appunto le dinamiche, esaltare le reazioni che una macchina ha, che reazioni che per avere uno dovrebbe riprodurre delle velocità esorbitanti, per cui poi uno non riesce a gestire il controllo. E invece grazie alla struttura che abbiamo qui a Franciacorta riusciamo ad anticipare molto, a simulare a velocità molto basse le reazioni che ci possono essere a velocità altissima, e poi il pomeriggio li facciamo andare in pista per, diciamo, chiudere a 360 gradi il pacchetto di istruzione. Ecco, questo però sia chiaro, Stefano l'ha ribadito, ma lo ridiciamo, non è un corso solo per chi vuole andare in pista, però no. La pista come strumento per migliorare l'utilizzo della vettura tutti i giorni. È chiaro, perché nella pista chiaramente si hanno degli spazi di fuga che servono molto per quelli che sono i principianti, e per strada è impossibile fare una cosa del genere, e invece in pista ci sono tutti gli spazi e la possibilità di poter fare degli errori e non incorrere in brutte esperienze. Certo, senti, come sempre con te i piloti della Lotus Cup, chi c'è oggi insieme a te? Ci sono Matteo De Florian e Nicolò Liana, che sono veramente bravissimi, poi meglio di loro non ci potrebbe essere altro istruttore che possa supportarci in questa scuola, perché loro che hanno corso tutto l'anno scorso nella Lotus Cup Italia e quest'anno sono riconfermati sempre nella Lotus Cup Italia, conoscono benissimo le dinamiche di una vettura di questo genere, e quindi sono, diciamo, il non plus ultra che si può avere. Okay. E Maurizio Fortinego, che ho visto tutato, per cui con gran piacere. Grande, Maurizio, sì, vi infatti stanno aspettando gli alunni, per cui io vengo a seguirvi. Perfetto. Chiediamo a te se sei pronto, Maurizio Fortinai, ti nascondi, gli altri hanno tutti in mutande là, noi ti becchiamo invece già io vestito. Mi sono cambiato un attimino prima perché sono un po' timido. No, è l'anziano, si veste, l'anziano si nasconde. Tu sei sulla Exige? Io sono su questa Exige S, sì, adesso appunto andrò con questo caro amico, andiamo a vedere un po' come guida. Va bene, andiamo, ok, a fargli qualche... perfetto, le altre vetture, le Elise, poi va invece poi chiaramente Elise, abbiamo due Elise e quella della Cup. E poi chiaramente c'è Stefano sull'Evora 410 Sport, e più avanti nel pomeriggio andiamo con le Cup. Sì, sto pensando alla meraviglia di fare un corso di guida su una vettura così, che è fantastico, un sogno. Come fatto con noi. Che bello, che bello. Ti lascio divertire così, lo becco dopo quando scendete. Quanto state fuori? Facciamo più o meno 15-20 minuti. Va bene, perfetto, vi aspetto al rientro. Dai, grande, grazie.
Allora, hai fatto questa prova insieme a Maurizio Fortina con questa Exige. Dammi le tue impressioni, non ti faccio domande particolari, voglio capire il fatto di essere su una vettura così, così performante, così particolare rispetto alle altre, in pista con un pilota. Dimmi come ti è sembrato. No, è una buona esperienza, anche se per me non è nuovo girare in pista, perché già ho già girato già altre volte, però diciamo che con una persona così brava a guidare e con una macchina così, che comunque è una gran macchina, è tutto positivo. Qual è l'aspetto su cui ti sei concentrato di più insieme a Maurizio in questo caso? Sì, sulle traiettorie giuste da fare, sulla frenata, cercare di entrare giusti nella curva, aprire il gas quando c'è da aprirlo, tante cose che comunque a uno che ci tiene a guidare bene e a girare forte sono perfetto, molto importanti. Essere efficaci, perfetto, sì. Continua a divertirti, ci vediamo dopo, buon lavoro. Possiamo disturbarti un attimo? Hai voglia di dirci due parole? Com'è andata con questa Evora qui insieme a Stefano D'Asti? Insomma, non è una roba che succede tutti i giorni. No, non è una cosa che succede tutti i giorni. Ringrazio il destino che mi ha portato fortuna oggi. Ho guidato con uno dei piloti più forti che io conosco senz'altro, ma che probabilmente ci sono. Una gran macchina. Il corso, secondo me, è un corso intelligente, non costruito intelligentemente per insegnare davvero e non per far divertire, basta. Su cosa ti sei concentrato in questa sessione con Stefano? Su ascoltare quello che mi diceva. Qual è stata la cosa che hai capito? Cioè, magari c'è stata una cosa che ti ha aperto la mente, sulla quale prima non ragionavi. Sicuramente la cosa che mi ha in controtendenza rispetto a quello che ho sempre pensato è che si vince anche con i freni, nel senso che le frenate contano moltissimo e non solamente nel sterzo. Esatto, perfetto. Traiettorie, qualche certamente, trucco. Certamente, la pista era segnata straordinariamente, nel senso che non si sbagliava una staccata, non si sbagliava nulla, perché Stefano l'aveva vista stamattina, l'aveva studiata stamattina, pertanto il percorso era, direi, impostato, la capacità era di stargli dietro ai suoi insegnamenti e a quello poi come uno è fatto. Bene, conoscevi già il brand Lotus o è una novità? No, conoscevo. Conoscevi già Lotus, per cui sapevi già che avresti guidato una macchina con queste caratteristiche. Di un certo livello. Perfetto, grazie mille, ci complimenti. Grazie. Tu sei giovanissimo, anni? 19. Come ti chiami? Alessandro. Sei qui, qual è l'intento? Cosa ti aspetti da questo corso? Sei appena sceso da questa qui, dall'Exige, sì. Spettacolo. Cosa vuoi da questo corso? Di imparare a prendere un po' di manualità con la macchina, perché sono già venuto qualche volta, però usando questa macchina qua col cambio manuale è totalmente diverso rispetto a un cambio sequenziale. Ok, qual è stata la... già, perché voi la nuova generazione... col sequenziale, sì. Sequenziale, guidate poco cambi manuali. Qual è stata la sensazione di guidare questa macchina? Conoscevi già le Lotus, le avevi già provate? Provate no, viste sì, è una bella macchina... spinge forte. Ok, senti, in pista invece ti sei concentrato su che cosa insieme a Maurizio? Mi sono concentrato a seguire le traiettorie che mi sono state date nel briefing e penso di averlo fatto bene. C'è qualcosa che ti ha dato, qualcosa in cui hai trovato più difficoltà, qualcosa che ti è piaciuto di più? Difficoltà no, perché frenate, alla fine... Come è andata con la frenata? Ah, frenare freno abbastanza deciso, bene, okay. Accelerare, accelero bene... Bello forte, mi piace andare bene, forte a me. Complimenti, grazie. Bello vedere un ragazzo giovane qui per imparare, grazie. Grazie. La carico tutta la forza? Sì, sì. No, qua basta che sfiori. Tutta la forza che ho è per farla fermare proprio, certo. Perché la penata... Qua hai molto meno peso, hai un impianto infatti frenante ho notato la che molto cazzo, efficiente. Avevo paura quasi che da arrivare lungo, no? Invece. No. No, frena, cioè, serve meno chili. Certo. Che macchina vera questa. No, bella macchina. Com'è andata con l'Elise gialla? Mi sembra carina tutta, invece poi quando c'è da andare va, Va fortissimo. Ti va sei fortissimo, divertito? Tantissimo. Su cosa hai lavorato principalmente? Cosa ti sei concentrato? Sugli inserimenti in curva,
e sulle uscite in accelerazione. Con chi era? Chi era il tuo istruttore? Matteo. Matteo, ok, quindi giovani piedi pesanti di questa categoria. Sì. Per cui hai preso subito confidenza, questa è una macchina che dà, no? Sì, l'istruttore devo dire bravo, dà giusto e le tu, indicazioni. E tu da allievo sei stato un bravo allievo? Bisogna chiederlo a lui, sì, speriamo. Penso proprio di sì, dai. Cosa ti è piaciuto di più di guidare in pista? Avevi già avuto esperienze o la prima volta? No, è la seconda. Seconda, cosa ti è piaciuto di più? Che cosa hai capito oggi che non sapevi stamattina quando sei arrivato? Come tiene questa macchina in pista, cosa che in strada non si riesce a provare. Certo. Ti rendi conto del limite elevato che ha questa macchina. Perfetto, esperienza assolutamente positiva. Assolutamente sì. Molto bene, complimenti. Grazie. Ciao. Abbiamo parlato di cose belle, abbiamo visto uomini anche brutti e finalmente chiudiamo con la cosa più bella di questa Driving Academy Lotus. Ciao ragazzi. Giorgia Crivello, che è anche poi l'anima della Lotus Cup, insomma quest'anno ti toccherà sopportarci molto. Quest'anno mi stanno riempiendo di cose, sono stanca, infatti andiamo a fare una pausa. Distrutta. Ragazzi, notizia, si vuole sposare, attenzione, fate presto. Senti, ricordiamo il prossimo appuntamento. Possibili, però è la prima volta che vedo la Driving Academy dal vivo, l'altra volta non c'ero, è una figata pazzesca. È una figata, l'altra volta hanno fatto guidare anche me, tra l'altro, e veramente ci si rende conto quando si è qui, quando no, si tocca con mano l'ambiente, quando si sale sulle macchine, le si provano, è veramente, certo, veramente una figata. Quindi siccome siamo in chiusura, dicevo, vogliamo ricordare il prossimo appuntamento che è quello del 3 maggio, non giovedì questa volta ma venerdì. Vi lascio la mia mail, scrivete direttamente a me, vi rispondo direttamente io per le iscrizioni e per tutte le informazioni, insomma, che avete bisogno. G come Giorgia, senza punti, Crivello, quindi gcrivello @pbracing.it. corso bronze, corso silver, corso gold e corso platinum, che insomma il corso platinum si usano le cap, quelle da corsa, ci si può accedere solo dopo aver fatto il corso gold. Chiaramente ragazzi tutti i corsi sono uguali, quindi al mattino esercizi in centro guida e al pomeriggio giri e turni in pista. Vi ricordo, è importante, l'abbiamo detto in apertura con Stefano D'Aste, non è un corso rivolto solo a chi vuole fare la pista, si arriva volendo. È un corso di guida sicura volto, un attimo che qua ovviamente siamo in pista, è un corso di guida sicura volto a migliorare le vostre abilità di guida sicura e sportiva, perché chiaramente a bordo delle Lotus poi no, la guida si fa abbastanza aggressiva, però veramente ragazzi ci sono anche donne che lo stanno facendo, è aperto a tutti, non c'è bisogno di alcun requisito particolare per farlo. E il sorriso che avevano gli alunni dopo essere scesi dalle vetture la dice lunga, per cui gcrivello@pbracing.it. Lasciamo anche il numero di telefono 035 20 33 96. E poi se scrivete a me vi giro il suo cellulare privato. No, non si può. No. Ciao Giorgia, ci vediamo. Ciao ragazzi, prestissimo. Vabbè, poi inizia la scappa, ragazzi. Esatto. Preparate. Primo appuntamento 13-14 aprile al Mugello. The Mugel. Ciao Giorgia, grazie. Ciao.